Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, sempre con il mio quadernino bellissimo, faremo la nuova recensione, reaction dell'episodio 3 della sesta stagione di Younger, che inizia con i nostri bei amici che sono a pranzo insieme e si scopre che il bambino di Josh e Claire in realtà è una femminuccia e si chiama Gemma. Poi non ho capito bene, ma Liza si alza e se ne va perché deve ascoltare o guardare il nuovo episodio di Assorto. Boh, non ho capito che roba è in realtà. Però è una cosa che condivide con Charles, quindi ok, ci sta benissimo. Poi Quinn, la fatidica stronzetta scrittrice che voleva diventare famosa, ma ci riesce in realtà. Ma nessuno spiega il motivo perché in realtà il suo libro Bestsellers fa cagare al cazzo. Poi ovviamente si scoprirà che è stata proprio lei, la stessa Quinn, a comprarsi tantissime copie del suo stesso libro e a rendere stato un legit tweet su Twitter riguardante il suo libro, quindi vabbè. Fa tutto da sola, ovviamente Kelsey la sgama e alla fine la scaga, diciamo, gli fa fare una brutta figura, figura di merda, poi vedrete. E poi una cosa molto divertente è che Maggie e la tizia con capelli corti, mi ricordo come si chiama, vabbè, ogni tanto c'ho questa defiance, scusatemi, vanno a una sorta di rituale tipo quelli che fanno i drogati, no? Quegli incontri, no? Non perché ho qualcosa contro i drogati, anzi, diciamo che è riferito alle persone che hanno assistito a un parto e schifano la vaccina. E Maggie è una di queste, perché lei ha assistito al parto di Claire quando erano sul Uber, no, all'episodio 6x2, e quindi adesso schifa la vagina. Lei che è amante di questo organo, essendo lei lesbica, però lui si schifa, si alza e se ne va, e questa cosa mi ha divertito troppo, cioè. Poi c'è ritorno di Redmond. Ragazzi, Redmond è uno dei miei personaggi preferiti di Younger e non vedevo l'ora che tornasse perché mi fa troppo ridere, nonostante sia un personaggio secondario che non è presente in tutte le puntate. Ma ragazzi, c'è, cioè, Redmond è proprio l'adoro, amore, follia per lui. E ovviamente presenta una psicopatica al millennial e vabbè, cioè, per chi guarda Younger sa come è fatto Redmond, e tipo vabbè, in ogni scena dove c'è lui io tipo muoio dalle risate, vabbè. E poi una cosa importantissima, oltre al ritorno di Redmond, Josh e Claire si ritrovano a stare insieme, ma proprio insieme nel senso vicini, a dormire insieme. Io tipo, ma che cazzo state facendo? Vabbè. E comunque loro, nonostante sono ancora sposati legalmente e hanno una bambina con cui si sono separati. E tipo, io l'ho pensato, cosa? Che cosa diavolo state facendo insieme? Poi ovviamente Josh decide di voler divorziare da lei. Infatti, come va da Claire, io tipo ho avuto un attimo un'altra defiance, tipo ma che cazzo. E arriva da Claire, si inginocchia, io tipo che cazzo stai facendo? Cioè tipo what? Perché lui giustamente non è che ha aspettato qualche secondo e tipo diavolo sta succedendo? No, tipo, no, ti prego no, che io pensavo che lui volesse tornare insieme a lei, cioè un secondo prima hai detto no, lasciamoci, e un secondo dopo ti inginocchi, ma che cazzo? No, poi alla fine era una proposta di divorzio, quindi divorzieranno, forza, no? Sono troppo contenta finalmente. Dopo un po', chissà quanto tempo, loro si erano sposati nel finale della quarta stagione, quindi mi hanno fatto aspettare tutta la quinta stagione e 2 puntate della sesta per divorziare, porca troia, meno male, meno male, meno male. Ah. Poi
Va bene, Charles che chiede un prestito, cioè Lysa scopre queste carte a casa di Charles e si spaventa perché lui ha chiesto un prestito tipo altissimo di un sacco di soldi, non si sa per che cosa, ma vedremo, scopriremo in futuro. Finale un po' soft, diciamo, un po' così, però comunque tipo, no, tipo che cazzo succederà? E perché tramite Redmond Kelsey viene a scoprire che Zane è tipo ricchissimo, cioè quindi lei tipo dove cazzo ha preso tutti questi soldi, perché comunque ricordiamoci che Zane fa lo stesso lavoro di Kelsey, quindi tipo disticciano queste cose, ti rubo il lavoro e ti rubo quell'altro scrittore, quelle cose lì, e quindi Kelsey tipo dove cazzo ha trovato tutti questi soldi, sto scema di guerra, e quindi boh, vabbè, vedremo, ne vedremo delle belle, perché quando Kelsey si incazza serio, quindi voglio proprio vedere cosa farà nel prossimo episodio per scoprire dove ha preso tutti questi soldi, comunque sono tipo 200.000 euro, che è già tantissimo comunque. E Kelsey è anche il mio personaggio preferito tra i personaggi primari, quelli più importanti, proprio per questo motivo, cioè lei non si vuole far scappare niente, deve sapere sempre tutto di tutti, e non, in realtà questo può essere anche un difetto oltre che un pregio, però apprezzo molto il fatto che lei si voglia far valere. E va bene, niente, la puntata poi finisce così, io spero che vi sia piaciuto e lasciate un like in tal caso, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.